Ciao, sono Ennio e mi occupo di digital marketing e personal branding e oggi andiamo a vedere come utilizzare il framework AIDA per costruire caroselli efficaci su Instagram. Se non mi conosci, ti invito a seguirmi ed attivare la campanella qui su YouTube perché parleremo di content marketing e personal branding a 360 gradi e se vuoi iniziare un percorso nel digitale, qualsiasi sia la tua professione, ti consiglio di vedere i miei video. Sigla! AIDA non sta per l'opera di Giuseppe Verdi, ma sta per Attention, Interest, Desire and Action, quindi attenzione, desiderio, interesse, azione. In questo caso noi applicheremo questo framework AIDA ai nostri caroselli. Che cosa significa? Significa che andremo a strutturare un sistema per attirare l'attenzione delle persone, farli consumare il nostro contenuto e indirizzarle verso un'azione che noi abbiamo deciso preventivamente. Iniziamo analizzando uno dei miei caroselli su Instagram. Ho scelto questo carosello perché è uno di quelli che mi ha performato meglio su Instagram e credo perché abbia una forte componente ispirazionale ed emotiva che ha colpito appunto uno dei pain point delle persone che mi seguono, che in questo caso è la paura del giudizio degli altri. Quindi come superare il giudizio degli altri? Questo è il mio gancio, quindi la copertina del mio carosello che serve ad attrarre le persone. All'interno del framework AIDA questo appartiene all'attenzione. Cosa significa? Significa che lo scopo di questa immagine è quello di attirare l'attenzione delle persone che scrollano la home. Quindi si trovano davanti a come superare il giudizio degli altri. Come posso fare a superare questo mio problema? Quindi le persone vengono incentivate a spostarsi verso la slide successiva. Questa è la slide successiva dove abbiamo il giudizio degli altri e ciò che ci impedisce di sbloccare il nostro pieno potenziale. Qui non andiamo ad aggiungere informazioni, semplicemente andiamo a dare una spiegazione aggiuntiva di quello che è il titolo, quindi in questo caso è come se fosse un sottotitolo. Quindi le prime due slide del carosello vengono utilizzate come se fossero due titoli, quindi due ganci, perché a livello di algoritmo Instagram mostrerà la seconda slide agli utenti che non hanno interagito con la prima. Il concetto sembra un po' complesso, cioè non è nulla di complicato. Se hai qualche domanda, scrivimi nei commenti così ti vado a spiegare meglio questo concetto. Quindi queste due componenti sono la parte di attention del nostro framework, quindi attention, cioè attirare l'attenzione delle persone. Ecco, dalla terza slide, che puoi vedere qui, abbiamo la fase dell'interesse. L'interesse è il modo in cui noi andiamo a stimolare appunto l'interesse che le persone hanno su questo tema. In questo caso io ho scritto questo perché siamo ossessionati dal voler rispettare le attese delle persone. Ed effettivamente una persona leggendolo dice: cavolo, è vero questa cosa qui. Io in questo caso non sto dando valore, non sto aggiungendo informazioni, sto semplicemente descrivendo quello che per me è un dato di fatto. All'interno della quarta slide abbiamo ti svelo un segreto. Se è vero che è un po' da guru, però effettivamente è un po' un segreto, cioè è un segreto che poi non è un segreto, che dice, con il tempo ho compreso che ciò che ci frena non è il giudizio degli altri. Quindi è un po' come dire, vado a generare ancora più interesse, perché all'inizio li ho attratti con come superare il giudizio degli altri, però poi gli dico, guarda che non è il giudizio degli altri che ti sta frenando. E poi nella slide numero 5 vado a dirgli: sono i nostri stessi pregiudizi a frenarci. Quindi in questo caso usciamo dalla fase dell'interesse, che era la 3 o 4, e entriamo nella fase del desiderio. Quindi in questo caso andiamo a dare valore, a dare il contenuto, a spiegare il perché volevamo comunicargli quella cosa lì. E comunque diciamo, iniziamo ad aggiungere più testo, ma solo alla slide 5.
Quindi la persona è già all'interno della nostra narrazione in questo momento. Sono i nostri stessi pregiudizi a frenarci. Ma se faccio così gli altri penseranno che è puntini puntini. Quante volte ti sei detto questa frase nella tua vita? Io tantissime. Quindi qui andiamo a creare empatia, andiamo a creare relazione. Successivamente, sempre andiamo, noi qui siamo nel pieno della fase del desiderio, quindi siamo nel pieno della comunicazione del valore. Non è possibile sapere con certezza come gli altri ci giudicheranno prima di decidere se fare o non fare una cosa, metti come priorità te stesso. Quindi praticamente il messaggio qui è devi mettere come priorità te stesso i tuoi obiettivi. Gli altri penseranno quello che pensano, non devi interessarti. La cosa che vuoi fare ti renderebbe più felice? Quindi qui apriamo con una domanda. Se la risposta è sì, falla. Non puoi affidare la tua felicità a quello che potrebbero pensare gli altri, perché altrimenti vivrai la vita di qualcun altro. Prendi le decisioni in base a quello che vuoi fare. Spesso vediamo le persone di successo come eventi raggiungibili, in realtà tutti hanno avuto un giorno uno. Quindi qui ci allontaniamo, qui abbiamo chiuso la fase del desiderio e ci avviciniamo alla fase dell'azione. In questo caso la mia azione non è rivolta a un'interazione, ma è rivolta proprio a una spinta di tipo ispirazionale, che poi comunque si è tradotta in interazione da parte degli utenti attraverso like, e infatti questo post ha ricevuto 10 commenti anche, quindi anche se non era direttamente richiesta un'azione specifica, la chiamata all'azione ha sortito i suoi effetti. In questo caso è Jeff Bezos, fondatore di Amazon, è partito da qui. Se ti rende felice, fallo. Quindi in questo caso studio abbiamo applicato il framework AIDA all'interno di un carosello. Adesso qui ti vado a mostrare, diciamo così, una piantina del nostro framework. In questo modo puoi vedere proprio come l'utente si andrà a muovere all'interno del carosello e dove bisogna inserire le giuste informazioni. Mi raccomando, non esagerare con i contenuti scritti, cerca infatti di racchiudere le informazioni in poche parole, perché le persone, ahimè, non hanno voglia di leggere, soprattutto se si imbattono in un tuo carosello, e nutri le loro emozioni, perché se riuscirai ad avere un impatto sulle loro emozioni, avrai la loro attenzione. Spero di esserti stato d'aiuto. Se sei interessato al content marketing, al personal branding, ti invito a seguirmi su questo canale YouTube o su Instagram, dove mi trovi come Ennio Gasselluce. Grazie per la tua attenzione e alla prossima!